Biennale si occupa di videofotografia contemporanea perché guarda la fotografia non solo con un occhio, diciamo, purista, ma guarda tutta quella forma d'arte, tutti quegli artisti che utilizzano la fotografia come linguaggio, come medium, il che vuol dire che possiamo trovare dai pittori a chi fa installazioni, a chi utilizza video, a chi fa performance, dove però l'attenzione sulla fotografia diventa uno strumento di lavoro, uno strumento di indagine e molto spesso anche uno strumento risolutivo dell'opera. Nasce soprattutto perché la città di Alessandria ha creduto nel 2007 a questo progetto e da lì abbiamo cominciato un lavoro di collaborazione che dura nel tempo, praticamente tra una biennale e l'altra, in continuato, e un lavoro tra l'assessorato alla cultura e lo staff organizzativo. È un progetto, quello della Biennale, che si sviluppa in 2 anni, per cui il primo vede ad Alessandria l'apertura della Biennale, l'apertura dei lavori, e l'anno successivo si concentra in uno scambio interculturale con la nazione ospite ad Alessandria. Questo perché? Perché l'attenzione è puntata soprattutto su una parte italiana, quindi su quelli che sono gli artisti italiani che utilizzano il video e la fotografia, e su una nazione ospite che ogni edizione cambia. Quest'anno in Italia è l'anno della cultura cinese, quindi questo, il dialogo profondo tra le istituzioni, ci ha aperto il varco a portare circa 35 artisti cinesi oggi in questa biennale, tra cui Wang Xiaohui, che forse è la donna fotografa più importante cinese, Wang Fuchun, World Prize Photo, a Tu Chun, a Anki Li, a Van Tong, solo per a Wan Ning, solo per citarne alcuni. La parte italiana ovviamente è assolutamente anche di contorno, ben rappresentata. Partiamo dai grandi maestri della fotografia come Franco Fontana, con un lavoro in Site Specific, progetto speciale sul il dialogo tra l'arte erotica e i cimiteri, un lavoro assolutamente incredibile che si ricollega al ciclo dei nudi del grande maestro degli anni Ottanta, rapportandosi però a quella che è l'arte funebre. Altro grande omaggio lo abbiamo fatto a Pino Settanni. L'anno scorso muore uno dei grandi maestri della fotografia italiano, personalmente anche un carissimo amico. Esponiamo diversi lavori dal ciclo delle sciarpe rosse, con questi famosissimi, bellissimi ritratti dove lui ha ritratto personaggi come Monicelli, come De Sica, come De Masi, solo per citare, come Fellini, con questa ricorrente sciarpa rossa. Bellissimi sono quelli ad esempio con Mastroianni. All'ultimo ciclo, forse il più importante dei suoi lavori, che è quello di Kabul, dove lui in questo viaggio in terra afghana ha praticamente riscoperto i colori e il fascino di queste donne afghane. Disturbi e disordini, il tema di questa edizione viene fuori perché l'abbiamo ritenuto, insieme al gruppo dei curatori che mi hanno sostenuto in questa impresa, fosse un tema assolutamente attuale, un tema che poteva unire due civiltà geograficamente così lontane, ma che in realtà in questo modo potevano trovare assolutamente punti in comune. Perché? Perché la Cina in questo momento è una nazione di grandissimi cambiamenti, quindi dove il disturbo e disordine è percepibile non in senso negativo, ma in senso di energia vivificante. E per noi il disturbo e disordine in qualche maniera viene fuori dal contrario, probabilmente da un momento di stasi, e abbiamo bisogno di un'energia innovatrice. Io vi perdono, però mi dovete mettere in giro. Voi avete il coraggio.